arrivata la prima sconfitta stagionale in questo campionato al Maradona per il Napoli, ma è tempo di guardare avanti e per poter guardare avanti bisogna sempre strizzare l'occhio al passato e noi lo facciamo con grandi campioni come Alessandro Renica. Grazie Yolanda, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Ci sono grandi leggende e grandi giocatori che hanno scritto anche la storia di questo Napoli presente. Vogliamo presentarli subito insieme? Accendiamo le luci o vuoi dare un'altra anticipazione? Volevo dare una data, 20 maggio 2012, e il capitano che alza, dando un po' di indizi, che alza il trofeo dopo 20 anni e possiamo far vedere e presentare, ma penso che tutti hanno già capito. Sì, il primo trofeo dell'era De Laurentiis. E allora, benvenute Legends! Buonasera. E parliamo di Paolo Cannavaro. Mi sa che hai capito che si parlava di lui. Insomma, benvenuto Paolo. Gli indizi. Buonasera, grazie. Gli indizi portavano al nostro grande difensore, dico nostro perché ho vissuto da vicino quel Napoli e mi avete fatto veramente tanto emozionare con anche delle belle partite di Champions. Ne dobbiamo parlare perché poi il Napoli affronterà l'Eintracht per la gara di ritorno proprio al Maradona. Ne parliamo anche con altri grandi campioni. Se sei d'accordo, Alessandro, io la presentazione la faccio fare al nostro porterone. Sì. Che sì, dici? Sì, sì. Benvenuto Raffaele Di Fusco, il nostro portierone. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Beh, per me è un onore presentarli. Stiamo parlando qui al tavolo di Batman, visto che hai dato degli indizi, ne do pure io un altro, no? E quindi, beh, Pino Taglialatera, e che dire, Pino, oltre ad essere stato un collega, per me è sempre stato un fratellino minore, quindi il nostro rapporto va al di là di quello professionale, ma soprattutto un rapporto di profonda amicizia, quindi un grosso campione, Pino Taglialatera. Buonasera a tutti. Benvenuto, grazie, Pino. Grazie dell'invito. Si è sentito anche dietro le quinte questo vostro rapporto, sì, bellissimo. Vabbè, al di là del calcio abbiamo un rapporto intenso e importante e ce lo portiamo avanti per la vita. È vero. E poi, vabbè, io sono una grande fan di Pino. Io avevo la sua foto nel diario. Siamo tutti emozionati stasera, no? Io emozionatissima. Io avevo la foto di Pino nel diario, ragazzi. Sono giocatori che hanno dato emozioni. Io sono emozionatissimo innanzitutto a stare qui, perché poi è tanto che non vado in una trasmissione, perché per scelta. Però sono venuto perché ci sono fratelli, fratellini, amici carissimi e in più c'ho il mio maestro, a cui devo la mia carriera. Che onore. Allora l'ho presentata insieme. Sì, visto che abbiamo parlato, abbiamo dato degli indizi, adesso abbiamo un indizio ancora più grande. È più grande di tutti. Il giaguaro, ragazzi, il giaguaro è impressionante solo a nominarlo, quindi... E mentre parlavo di un fratellino, adesso parliamo di un papà calcistico, che è il mitico Luciano Castellini. Ciao Luciano, buonasera. Già hai sbagliato, sono nonno, Raffa. Pino, ciao. Mio fratello, Pino è tuo fratello minore, ah, tu sei mio fratello maggiore, poi è diventato nonno. Pino. Benvenuto.